Presidente, a distanza di 2 anni ritorna nella Locride, era stato all'ostello 2 anni fa per parlare di legalità, un bene confiscato alla 'Ndrangheta, oggi ha visitato anche il Tribunale, la Procura. Ecco, il motivo del suo incontro. Beh, è importante la nostra presenza in questa terra, la presenza di tutti coloro che hanno e vivono un impegno politico anche in prima persona, in questo caso alla guida del Movimento 5 Stelle, un movimento, una forza politica che ha nel DNA la lotta per la legalità, per combattere ogni corruzione e per combattere ogni forma di infiltrazione mafiosa. Quindi dobbiamo essere vicini, ho incontrato il signor procuratore, ho incontrato il personale, i sostituti procuratori, è importante che non li lasciamo soli, è importante che tutte le forze politiche, non una in particolare, possano mantenere alta la coscienza, direi proprio civica prima che politica, di poter condurre tutti insieme questa battaglia. Senta, 2 anni fa aveva promesso che sarebbe ritornato, l'ha fatto, aveva promesso anche interesse per l'ospedale di Locri, sapendo com'è la sanità in questo territorio, e puntualmente ha avuto una tappa oggi in Calabria, anche nella Locride. Ma guardi, io sono qui, lo dico e l'ho già detto, al di là di un itinerario, non è un itinerario per quanto mi riguarda elettorale, è una ricognizione dei problemi che c'erano, alcuni risolti, alcuni no. Io oggi sono stato a Gioia Tauro, abbiamo un porto che abbiamo contribuito a far uscire dal commissariamento, abbiamo lavoratori che sono pienamente occupati, un porto che ha grandi prospettive di sviluppo con retroporto. Siamo passati a Vibo, dove abbiamo investito anche lì, grazie al nostro intervento stanziato 18 milioni anche lì per il porto e per altre iniziative e così via. Ci sono varie altre cose, sarebbe assolutamente falso negarlo, sarebbe non corretto. Dobbiamo fare molto e dobbiamo, adesso però c'è una dotazione finanziaria importante, sono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dobbiamo fare in modo che questi soldi siano destinati per opere veramente utili per questa terra, per farla ripartire. Quindi sanità senz'altro, le ha citato qui la struttura ospedaliera che necessita di interventi seri importanti, qui va completato anche il tribunale, ma sono veramente tantissimi anni che le opere del tribunale si erano interrotte, adesso speriamo possano riprendere e si possa completare l'ufficio giudiziario, un ufficio giudiziario nuovo e adeguato. Abbiamo bisogno di infrastrutture. Io arrivando qui, voi sapete benissimo, lo sperimentate tutti voi, che a parte il sistema viario, anche l'infrastruttura digitale. Perché in Calabria i cellulari non devono prendere? Abbiamo i soldi della transizione digitale, abbiamo i soldi PNRR, dobbiamo investirli bene. Quindi io invito anche i cittadini a non delegare soltanto, a non mettere soltanto una X. Quando io dico valutate bene i progetti, valutate i progetti e non credete alle promesse, vedete un attimo di contribuire anche voi all'elaborazione e alla definizione dei progetti. La politica ci riguarda tutti, non riguarda solo me che ho un ruolo ovviamente particolarmente esposto, ma riguarda tutti i cittadini calabresi. Se poi voglio dire noi ci accontentiamo del solito sistema clientelare, se noi facciamo quelli che io chiamo in modo molto elegante, voto di cortesia perché ci viene chiesto dall'amico, dal parente, non ci dobbiamo lamentare che qui la svolta non ci sia mai, il rinnovamento non ci sia mai.